Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi delle letture fatte ad agosto e anche un pochino quelle di settembre, perché a settembre ci sono molte letture e non vorrei che poi il video venisse troppo lungo. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo che giù nell'info box troverete i link di tutti i libri mostrati in questo video. Sono link affiliati ad Amazon. Questo vuol dire che in caso di un ordine tramite uno di questi link, per voi non ci sarà nessun sovrapprezzo, semplicemente io riceverò una piccolissima percentuale che mi aiuterà ad andare avanti con il canale. Vi ricordo inoltre di iscrivervi, lasciare un commento e mettere un mi piace a questo video. Allora, voglio partire con una collaborazione che ho fatto con l'autrice Leonora Rapone, che gentilmente mi ha omaggiata del suo libro Cardia, la città dimenticata. È un autoconclusivo, un fantasy young adult, però c'è la possibilità di un seguito. Per quanto mi riguarda, il libro io lo considero un autoconclusivo. Se ci dovesse essere un seguito lo leggerò molto volentieri, però ecco, diciamo che la storia si conclude con questo volume. Vi leggo la trama. Cardia, una città-stato governata da una monarchia assoluta, è un luogo pittoresco e vivo, nel vero senso del termine, ed è anche la capitale del mondo magico. Zoe, principessa di Cardia, è una diciassettenne dallo spirito ribelle e poco incline a rispettare le rigide regole di suo padre Telos. Lei, così come tutti gli abitanti di Cardia, non ricorda la magia né il ruolo che la città ricopre all'interno del mondo magico, ma grazie al suo spirito di contraddizione riuscirà a scoprire la verità e i segreti di famiglia. Con l'obiettivo di risvegliare le menti dei suoi sudditi, intraprenderà un viaggio con alcuni compagni, vivendo molte avventure tra le precauni, maghi, sirene e altre creature fantastiche. Allora, questo libro mi è piaciuto tantissimo. Ho trovato la trama originale e avvincente, la scrittura è fluida e questo mi ha permesso di leggere in pochissimo tempo il libro. Mi è piaciuto molto il mondo fantastico che ha costruito l'autrice, pensato nei minimi dettagli, molto molto curato. Mi sono piaciuti anche i nomi molto particolari che dà ai personaggi della storia, e un elemento che ho apprezzato particolarmente è il fatto che ci troviamo in un mondo che da una parte è il classico, ha i classici elementi dell'epic fantasy come i castelli, i re, le principesse, e dall'altra invece troviamo elementi urban fantasy come ad esempio televisioni, automobili, e lei riesce a mischiare molto bene questi due generi fantasy e devo dire che è venuta fuori un'ambientazione molto molto originale. È una storia che è molto adatta agli adolescenti, ma che consiglio anche agli adulti. È una storia coinvolgente, piena di segreti da scoprire. Una storia che sicuramente non annoia e che vi straconsiglio. Altro libro che ho letto è stato Aurora contro il tempo di Donatella Tamburini ed è il secondo spin-off della saga fantasy distopica di Donatella Tamburini, appunto. E la saga principale è The Reset, questo è il secondo spin-off, è appunto il seguito del finale alternativo di questa saga. È un seguito che aspettavo da molto tempo perché ero molto curiosa di capire come andava a finire appunto questa storia. La scrittura di Donatella Tamburini, come dico in ogni video dove parlo dei suoi libri, è una scrittura che migliora di libro in libro, e questa è una cosa che mi piace moltissimo. È una scrittura molto coinvolgente, fluida, che appunto riesce a tenere alta l'attenzione del lettore e a catturarlo, a immergerlo nella storia. Seguiamo i punti di vista dei vari personaggi e questo appunto ci permette di conoscerli meglio, di entrare meglio nella loro psiche, e devo dire che l'autrice ha fatto un ottimo lavoro di caratterizzazione dei personaggi. È secondo me uno dei punti forti di questo libro, in realtà di tutta la saga. È un libro ricco di colpi di scena, di azione, è un libro che sicuramente non annoia e anzi cattura molto il lettore, e è una saga che vi straconsiglio assolutamente di leggere.
Altro libricino letto ad agosto è Finché morte non vi separi, raccolta di appunto racconti horror gotici di Abe Editore, ed è un volume molto molto bello, molto curato e a un prezzo piccolissimo perché costa 6,90 euro. Devo dire che i libri di questa casa editrice secondo me sono proprio belli da tenere in libreria, da collezionare, perché sono appunto molto particolari a livello estetico e molto molto curati. Qui sono 5 racconti molto lugubri, appunto consigliati a chi ama il gotico, il genere gotico, e sono tutti collegati tra loro dal filo conduttore dell'amore fatale. Ci sono alcuni racconti che mi sono piaciuti di più, altri che mi sono piaciuti di meno, come è normale che sia in una raccolta di racconti, però devo dire che sono 135 pagine più o meno che sono riuscite a intrattenermi molto molto bene, e quindi è un volumino che vi consiglio, soprattutto molto adatto all'autunno e al periodo di Halloween. Altro libro letto, ed è stata anche questa una collaborazione, è Il peso del tempo di Anna di Cintra. Questo sarebbe il secondo volume della dilogia La Valle degli Specchi, che era partita appunto con un primo volume che secondo me è stato pazzesco. Quel volume è rientrato nei miei libri preferiti in assoluto, un libro che ha saputo catturarmi e che ho amato moltissimo. In questo secondo volume la storia si svolge 25 anni dopo ai fatti accaduti appunto nel primo libro. Seguiamo Isaac, che è uno dei miei personaggi preferiti, e Krios in un viaggio, in una missione. Non voglio dirvi di più perché appunto sarebbe spoiler per chi non ha letto il primo volume. Allora, la cosa che mi è piaciuta molto è che qua abbiamo delle mappe, abbiamo anche delle immagini. Ora, se ne trovo magari una, ve la mostro. E devo dire che mappe e illustrazioni sono sempre molto apprezzate, almeno per quanto mi riguarda. I personaggi sono splendidi, sono curati molto molto bene. Il mio personaggio preferito rimane Isaac, perché ha una lingua molto tagliente e quindi riesce con le sue battute a smorzare anche quei momenti un pochino più, tra virgolette, pesanti, più importanti, e riesce sempre a strapparmi più di un sorriso. Quindi è un personaggio che adoro in modo particolare, però sono tutti molto, molto ben costruiti e ben pensati. In questo volume, tra l'altro, vediamo un Isaac combattuto tra i suoi istinti e il desiderio di essere felice, quindi l'autrice è andata a scavare ancora di più nel profondo di questo personaggio, e la cosa mi è piaciuta tantissimo. Conosciamo poi nuovi personaggi come Freya, che è stato un personaggio che non ho particolarmente amato, nel senso che aveva un carattere, a volte avrei voluto strozzarla, ma questo era proprio l'intento dell'autrice, quindi è un ottimo personaggio anche lei, e riuscita benissimo nel suo intento. Anche lei è un personaggio comunque profondo e ben caratterizzato. Mi è piaciuto molto il fatto che i personaggi di questi volumi non siano dei personaggi completamente cattivi o completamente buoni, ma che appunto ci siano personaggi grigi, e questa è una cosa che apprezzo sempre moltissimo in un libro. È un viaggio che mi ha appassionato molto, anche qua c'è azione, colpi di scena, e devo dire che anche il finale di questa dilogia l'ho apprezzato molto, quindi assolutamente consigliati i libri di Anna di Cintra. Passiamo poi alla prima lettura di settembre. Ho letto di Francesco Falconi, edito Altre Voci Edizioni, Purple Rose. È il primo libro della dilogia I tramonti degli angeli e dei demoni. In realtà ho letto questo e subito dopo Broken Wings, che però ho letto in ebook, quindi vi metterò poi l'immagine della copertina. Vi leggo la trama. Ellen è al primo anno di college e vive nella piovosa Inverness. Nel giorno del suo 15° compleanno, al tramonto, una stilettata tra le scapole la lascia senza respiro. Quello che accade le appare come il frutto di un'allucinazione. Sulle sue spalle spuntano immense due ali,
nere e lucide come ossidiana che scompaiono quando cala il buio. Cosa le sta succedendo? La risposta è nell'eredità della sua famiglia. Ellen, infatti, è un demone emerso, una delle creature ultraterrene che insieme agli angeli ombra ha il difficile compito di preservare il patto di equilibrio sulla Terra. Mentre questi ultimi portano luce e armonia, i primi generano dolore e caos. Venuta a conoscenza di queste verità, Ellen crede che la sua vita sia distrutta e l'unica persona in cui trova conforto è Kevin, il ragazzo di cui è follemente innamorata. Ma cosa accadrebbe se Kevin fosse il nemico, quell'angelo che pur di proteggere l'uomo è disposto a condannarla? Il loro destino è segnato, devono separarsi e secondare le loro rispettive nature. Intanto l'equilibrio corre un grave rischio. Nemesis, la reincarnazione dell'angelo dell'Apocalisse, sta assoldando discepoli per sovvertire il patto, generare il caos. Possono due nemici giurati trasformarsi in alleati e nel piano della battaglia capire che nonostante siano due mondi antipodi, forse c'è una possibilità per amarsi? Allora, sono ovviamente due libri paranormal, romance, young adult, dove appunto abbiamo una lotta tra il bene e il male, tra angeli e demoni, e diciamo come argomento, ma come macro argomento, non è forse molto originale. Però comunque l'autore è riuscito a colpirmi, infatti mi sono letta tutti e due i libri in tipo 3 giorni, perché li ho trovati intanto molto molto scorrevoli. La scrittura mi è piaciuta molto, semplice ma non banale, e anche coinvolgente. I personaggi sono sfaccettati, l'autore riesce a farci scoprire ogni lato del loro carattere, e sono dei personaggi che hanno poi un'evoluzione, dei cambiamenti dal primo al secondo volume, quindi non sono dei personaggi piatti, non sono dei personaggi statici o banali. È appunto, sono due libri young adult che però possono essere tranquillamente letti anche dagli adulti, perché sono veramente godibilissimi. Mi è piaciuta molto anche l'ambientazione scozzese di questi libri. Ci sono grossi sconvolgimenti nella trama, quindi è una trama che comunque riesce a catturare l'attenzione di chi legge, e sono due libri che ci fanno capire quanto sia importante l'esistenza del bene ma anche del male. La conclusione di questa trilogia, devo dire che è stata una conclusione col botto, che ho apprezzato moltissimo, e che si conclude con un bel colpo di scena che mi è piaciuto. Nel secondo volume il rapporto tra Ellen e Kevin verrà messa in discussione, verrà messa alla prova da una terza persona, e niente, sono due libri veramente molto coinvolgenti, molto scorrevoli, che si leggono in poco tempo e che vi consiglio. Ultimo libro che vi mostro in questo video è Orrida. Questa è una raccolta di racconti di Black Dog, e questa è stata una collaborazione con Rebelle Box. Io non ho acquistato la box, ma ho acquistato il libro appunto a Lucca Comics, allo stand di Rebelle Box. Però si può trovare, credo, sia il libro nel sito di Rebelle Box uguale a questo qui, oppure il libro in versione, diciamo, integrale, che è diverso, nel sito di Black Dog. Allora, intanto partiamo dal volume, che è un volume molto curato, molto bello, con all'interno delle belle illustrazioni. E questo volume, a differenza di quello in vendita sul sito di Black Dog, contiene solamente 3 racconti, non so, mentre nell'altro credo ce ne siano tipo 5 o 6, quindi abbiamo solo 3, e abbiamo Il fantasma dell'abate, Gioco pericoloso e Il segreto della piramide. Sono dei racconti che sono scritti da Louise May Alcott sotto uno pseudonimo maschile. Sono dei racconti che non credo abbiano avuto al tempo molta risonanza, però sono dei racconti che mi sono piaciuti per quanto riguarda le atmosfere molto gotiche, molto cupe, e in questo l'autrice devo dire che è stata bravissima. Il primo racconto è quello che mi è piaciuto un po' di più, il racconto un po' più lungo, dove abbiamo vari personaggi e che nascondono vari segreti, ed è stato interessante scoprirli, scoprire cosa nascondono. Il racconto di mezzo, Gioco pericoloso, è quello, devo dire, che non mi ha convinta, non mi è piaciuta granché.
E il segreto della piramide, che è l'ultimo racconto, mi è piaciuto molto per quanto riguarda il finale. Il finale l'ho apprezzato tantissimo. In generale sono dei racconti carini, che consiglio agli amanti del genere gotico. Ha una raccolta di racconti sicuramente adattissima per l'autunno e da leggere intorno ad Halloween, si leggono molto velocemente, la scrittura non è ostica e niente, se vi capita, vi consiglio questa edizione perché è molto molto bella. Bene, quindi queste sono state le letture che ho fatto ad agosto e alcune a inizio settembre. Fatemi sapere che cosa avete letto voi, se avete qualche libro da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!